Container azzurro, si può. Resta un vincente, lo strappo con l'Inter è stato violento. FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore Antonio Conte. Tutto il club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del 19° scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro club. Eccolo il comunicato con cui il 26 maggio 2021 il club di Viale della Liberazione e il tecnico di Lecce hanno sancito il loro divorzio. Interrompendo un contratto che sarebbe stato valido fino al 30 giugno 2022. Conte e il suo staff se ne andarono intascando una buona uscita da oltre 14 milioni lordi che la società di Zan avrebbe recuperato per metà se entro il 31 dicembre 2021 Antonio si fosse seduto su una panchina di Serie A. Non è successo visto che ha trovato un nuovo lavoro, ma in Inghilterra, dove il 2 novembre 2021 è stato ufficializzato come nuova guida del Tottenham. Inutile nascondere che l'addio di Conte ha lasciato degli strascichi in Viale della Liberazione. Zan, che a lui era legato e che nell'agosto 2020 aveva vinto la scommessa di trattenerlo nonostante i rapporti azzerati con Marotta. Ausilio e Baccin, sperava che il tecnico dello scudetto non se ne andasse a una manciata di giorni dalla festa per un titolo che alla Pinetina mancava da 11 anni. E invece il presidente si era sentito dire da Conte che non sarebbe rimasto in una squadra indebolita. Che di lì a poco avrebbe perso Hakimi e, ad agosto, pure Lukaku. Le parti hanno trovato un'intesa sulla buona uscita. Ma lo strappo è stato violento e in pochi nel quartier generale nerazzurro hanno rimpianto un addio che anzi è stato vissuto come punto una liberazione. I rapporti tra la sede e da Piano Gentile sono tornati a essere sereni e con Inzaghi sono scomparse molte delle tensioni causate dagli sfoghi televisivi o in conferenza stampa del Salentino. Con Simone non è arrivato lo scudetto, ma, in un anno e mezzo di regno, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia. Adesso l'avventura interista dell'ex Lazio sembra arrivata a un punto critico complice le 9 sconfitte in 27 giornate di campionato. Ma per girare la stagione ha ancora a disposizione i quarti di Champions e la Coppa Italia. Così può allontanare il fantasma di Antonio e degli altri candidati alla sua successione, De Serbi, Thiago Motta e Simeone. Al di là dei rapporti che non sono più stati idilliaci dopo gli sfoghi dell'estate 2020. La dirigenza dell'Inter riconosceva e riconosce a Conte di essere un vincente seriale. Uno dei pochi tecnici in circolazione capace di garantire un rendimento da scudetto e di valorizzare al massimo il gruppo che gli viene dato a disposizione. Per riportarlo ad Appiano però ci sarebbe da trovare un accordo sul programma tecnico perché non è affatto scontato, tutt'altro. Virgola che l'allenatore accetterebbe di lavorare in una società che invece di investire dovrebbe produrre utili sul mercato cedendo qualche pezzo pregiato. Un'intesa andrebbe cercata anche sull'ingaggio, quando è arrivato nel 2019 guadagnava 12 milioni netti più 2 di bonus a stagione e non aveva i vantaggi del decreto crescita per i cervelli rimpatriati. A meno di sorprese, non potrebbe averli neppure adesso. Tanti soldi. In più ci sarebbero da ricostruire i rapporti con l'area tecnica. Possibile. Nel calcio mai dire mai. Ad Appiano Conte troverebbe diversi dei giocatori che ha allenato fino al 2021. È scontato che chiederebbe la conferma del suo pupillo Lukaku. Ma con lui in panchina potrebbe cambiare anche il futuro di Brozovic, inamovibile durante la sua gestione e ora con un piede e mezzo lontano dalla Pinetina. Inevitabilmente chiederebbe la conferma di Barella e Lautaro, due intoccabili anche per il club. Il problema semmai sorgerebbe al momento di parlare di acquisti.